20:45 su Rai Sat Extra. 30.000 tonnellate di prosciutto cotto! Buona serata a tutti e benvenuti nello studio dove ogni martedì, tra il TG della notte e l'alba, va in onda un programma che si chiama Mr. Fantasy, spettacolo e musica da vedere. Il benvenuto però non è solo da parte mia, ma anche da parte dei Musart. Strani questa sera i Musart, inquietanti. Allora, il nostro programma questa sera ci riserva molto materiale dall'Australia. Come abbiamo già detto in più di un'occasione, la terra australiana, che è veramente un mondo nuovo per quanto riguarda le arti contemporanee, sta esprimendosi al meglio. Negli ultimi periodi sono uscite diverse cose piuttosto interessanti sia nel campo del cinema, sia nel campo della musica e naturalmente sull'onda della musica anche nel campo del video. Alcune cose nel passato le avete già viste, ma le cose che vedrete questa sera sono veramente molto sorprendenti. E poi naturalmente Mr. Fantasy ha i suoi appuntamenti fissi, quindi sigla finale con i Beatles, abbiamo il nostro ospite fisso italiano Sergio Caputo e poi le nostre due video hit, quella internazionale e quella invece nazionale a tre posti. E poi abbiamo anche una piccola sorpresa, una piccola chicca in studio, un cantautore italiano che si chiama... Oh! Che succede? Non avevo nemmeno ancora detto il nome. Ah, oddio, possiamo avere delle luci, possiamo avere un po' di luce. Che è successo? Che è stato? Oddio. Questo vuol dire che cambierete ancora una volta formazione? È stato... Allora, come avete capito, questa sera è una serata un po' strana. Chi è stato di voi? Dicevo che c'era un'aria... Questa sera è una serata un po' strana. Apriamola con un video, un rifacimento di Psycho di Alfred Hitchcock, fatto dai Landscape, che sono un gruppo di techno-pop. Hanno preso a prestito il nome dell'interprete di quel film, che si chiamava Norma Bates, e questo è il video per cominciare, forse per finire la puntata questa sera. My name is Norma Bates, The Landscape. Chi è stato? Thank you.
Bates Motel. Yes and no. We have to go back to the time when the young woman murdered his mother and her lover. Unable to face the horror of his crime, he became both mother and son. Norman Bates, a normal, healthy young man with regular interests and habits. And Mrs. Bates, a clinging, possessive woman, a homicidal maniac. When Norman encountered the girl at the motel, he wanted her, he desired her. This was too much for the other side of Norman's personality. In a jealous frenzy, it was mother who murdered the girl. Spazio dell'ospite fisso italiano. Scusa, profumata di mimosa. Il nostro ospite fisso Sergio Caputo, come al solito su swing degli anni 30 e 40, e questo è il pezzo di questa sera. Sono senza sigarette, il pianista non fuma. Le bionde sono tinte anche sotto la luna. Sono senza sigarette e una storia è finita. Ho mangiato la foglia e non l'ho ancora digerita. Effetti stroboscopici del destino, difetti di pronuncia della realtà. La vita è come un party d'alta moda all'orecchio ogni sorta di volgarità. Sono senza sigarette e la ruggine mi assale, il mio alibi è altrove, tra le braccia di un tale. Sono qui per un disguido, ma il nemico non la beve. Sono pronto alla fuga, ma nessuno mi insegue. Effetti stroboscopici del destino, sul cuore crudo della città. La vita è come un party d'alta moda che ti vende all'orecchio ogni sorta di volgarità. Senza sigarette, il pianista non fuma, le bionde sono sfatte, la mia birra è tutta schiuma. Ho venduto i miei ricordi al museo degli orrori, il futuro mi aspetta con le cosce di fuori. Effetti stroboscopici del destino, fantasmi in testa, coda per la città. La vita è come un party d'alta moda che ti vende all'orecchio ogni sorta di volgarità. Che ti vende all'orecchio ogni sorta di volgarità. Molti dicono che la musica italiana fa paura, per cui noi pensavamo, vista la serata, di organizzarvi una video hit a 30 posti di musica italiana con molti reperti di quelli del passato, quelli assolutamente fossilizzanti. E invece no, questa è la video hit dei tre video più votati
apparsi a Mr. Fantasy nelle ultime settimane, a partire dal numero 3. Questo è ancora una volta Mimmo Cavallo. La vita di vero, ma davvero pensi che voglio venire dietro? Oggi l'aria come tre, quasi quasi non si respira. Hai paura anche tu, un giorno di più. Giù le mani, e Dio perdoni quello che dite. Giù le mani dei nostri vecchi, le nostre famiglie. Giù le mani, e te lo conti fino a domani. Giù le mani, giù le mani, giù le mani. Non dà fastidio, non va lontano, ha bisogno sempre di una mano, di una mano. Ma come lo racconti tu, il sotto mi somiglia, e a volte non ne posso più, ho rabbia, resta sveglia, perché so che è un'altra cosa. Ma che storia è questa? Il cane si morde ancora la coda, non sa che il sud è festa, allora... Al secondo posto, un altro rientro, Flavio Giurato, il tuffatore, questa si chiama Amore, Amore. Amore, 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 figliola non andare coi cantautori. Amore, 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 che poi finisci nelle canzoni. Vorrei volerti avere per ore ed ore. La tua vita pariolina ti ha cresciuto ragazzina, e sei mancata di sicuri appoggi, e sei fuggita nei villaggi, non ti curi affatto della vita, vero quella. Numero uno per la seconda settimana di fila, tutta la grinta e tutto il fegato di uno che fa una vita spericolata, Vasco Rossi. Una vita spericolata, voglio una... vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti e qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Importante sulla scena, scusa, importante avevo detto, della scena italiana, Alberto Radius, una lunga carriera cominciata alla fine degli anni 60 in uno dei pochissimi trio di rock italiano, si chiamavano la Formula 3, poi si trasferì da Roma come base a Milano ha messo su uno studio di registrazione e ha anche collaborato con tutto il clan Battiato, e forse questo l'avete visto anche qualche settimana fa nel nostro special su Battiato. Alberto Radius ha finalmente realizzato anche un disco in proprio, però, e noi abbiamo ricavato un profilo imperniato su quella che è la sua nuova terra d'adozione, la brumosa e nebbiosa Lombardia e tutto il resto della sua vita che lo riguarda. Questo è il profilo centrale su Alberto Radius. Thank you.
scomparso. Ho la sensazione che non mi sposerò mai. E che faccio ora se non mi sposo? L'aeroporto di Catania resto chiuso per un po'. Quell'estate micidiale che partimmo per la Spagna. Alberto, Alberto, dove sei? A reprimere il sudore. Non bastava più. L'aria dei ventilatori nello stile Casablanca. E sognavo pittorelli su cavalli mascherati, mentre un toro nell'arena inseguiva me. L'aveva detto che non credeva nel matrimonio. Proprio a me doveva capitare. Adesso che faccio? Cosa dirò a casa? Dio mio, che vergogna. Con un sigaro toscano, l'aria di chissà, che non sembra un italiano, per le vie di Barcellona. Guardate che iella, si sposano tutti. Che faccio vestita così? Si preparano i toreri contro un avversario che non sa. E la folla sugli spalti come i tempi dei romani. Per un attimo il silenzio, solo un grido. Caro Alberto, ti ho aspettato al tram, davanti alla chiesa. Beh, non ci crederai, ma da quando mi sono innamorata di te mi sento sola al mondo. Sono vestita da sposa e forse sono un manichino. Però sappi che mi terrò il tuo cognome e che regalerò la tua chitarra a un cantautore povero. Scommetto che stai ancora giocando con gli aeroplani. Tua Fiorella. Io davanti a un muro, io cerco il futuro come te. Ho camminato per po' su strade senza età, chiedendomi cos'è la vita. Ho visto l'allegria che scivolava via in brutta compagnia. Ho consumato i miei falò, amori e nostalgie, tra candide lenzuola e fumo. Patetiche magie di un folle luna park a corto di elettricità. Stringendo i denti guardo più avanti, perché Fiorella, non so cosa avrei dato per vederti così vestita da sposa, infiocchettata come il più bel regalo di nozze. Io ci ho pensato tanto e continuerò a pensarci per sempre. Ma purtroppo so per esperienza che appena finisce la festa, non ne comincia un'altra.
Credimi, è stato molto più bello progettarlo, questo matrimonio. Ma dai, su, finiamo in bellezza. Gioca pure con lo spider, il bunker. E tieniti pure il mio cognome, se ti fa piacere. Tuo Alberto. La nebbia sulle case, come in un libro di fiabe, di colore grigio chiaro, metafisico. Noi due da bambini, baby, siamo cresciuti insieme in Lombardia. Voglia di più, quel sapore che c'era vent'anni fa, quando andava a suonare e venivi a ballare, altri che ecco vicino alla galleria. C'era sentimento, baby, questa generazione nel poligono tiro si divertono in Lombardia. In Lombardia. Ma non va più il desiderio di te, della mia libertà, del ricordo di quel sunny afternoon, quando andavo alle prove in un giorno normale, scopersi la mia musicalità. Spazio lettere da vedere, reparto lettere del terrore. Allora, noi ci arrivano tutta una serie di corrispondenze minatorie, le possiamo chiamare in questa maniera, naturalmente scherzose, certo, per gente che protesta perché non riesce a vedere una cosa piuttosto che un'altra. In genere i più duri sono i panchettari o i rocchettari in generale, sono i più tozzi, come del resto dal loro stile abituale. Vabbè, allora abbiamo fatto una piccola rassegna di queste lettere, ce ne sono alcune piuttosto carine. Beh, tanto per cominciare, come al solito si parte dalle buste. Allora, va bene, questa mi sembra, no? Lapidaria, come si suol dire in gergo. Andiamo a un'altra lettera. Vogliamo i Culture Club intesi, e lì tutta una serie di segni di morte, scheletri, gente che muore, mostri, vampiri e tutto quanto. Intesi, volete i Culture Club. Andiamo a un'altra lettera. Allora, questa è una busta. Beh, questa è di Tony Ippolito. Io devo dire questo nome perché è veramente un gran disegnatore. Questa è la busta, adesso vedrete anche l'interno. Meglio della nonna. Bene, questo è il lupo cattivo. Poi si va nell'interno e c'è un fumetto. Lui è veramente molto bravo. E il fumetto è la storia di uno che viveva di notte, che spaccava tutto, poi finalmente in un negozio di elettrodomestici ha visto la musica da vedere, ha visto Gabriel, ha visto i Clash. Però tutto il resto dice assolutamente uno schifo. Quindi continuate a mettere quelli intesi. E mi sembra più che evidente l'intesa. Andiamo ancora avanti, un'altra lettera di queste, un attimo micidiale. Allora, le varie trasformazioni di Carlo Massarini avvengono sempre il martedì. È notte piena, Carlo, credo che abbiate ragione. C'è un po' di trasformazione, devo dire, il martedì notte. Non è così violenta, ma c'è. E poi ce n'è infine un'ultima. Questa arriva dalle cosiddette definite brigate rock. Allora, e lui dice, vi mandiamo una ciocca di capelli di pupo che teniamo in ostaggio e che sarà costretta a cantare dal vivo tutto sandinista di un fiato solo, accompagnato da Riccardo Foglia al basso, Umberto Tozzi alla chitarra, Alan Sorrenti alla batteria, avrà come corista Viola Valentino. Riprenderemo tutto nei nostri studi, lo manderemo in onda il 12 febbraio 83, naturalmente questa lettera ci è arrivata un po' di tempo fa, e inoltre, gran clou della serata, Renato Zero, legato a un palo a testa in giù, canterà The Guns of Brixton, famoso inno dei Clash, in italiano, francese, tedesco, spagnolo, greco, albanese, ungherese, cecoslovacco, russo, polacco, omaggio al Papa e balinese del sud. Poi naturalmente c'è le solite minacce al disc jockey, al videogioco in questione, ovvero a me, se non mando poi in onda le varie cose. E infine, per chiudere, anche la ciocca dei capelli
di Pupo. Bene, questo dalle Brigate Rock. E poi arriva, poi questo è l'ultimo pacchetto. Arriva un pacchetto così innocente. Uno lo apre, trova una lettera. La lettera che dice: Massarini, ora basta, questo è un ultimatum. Vogliamo Jackson Browne in video hit, altrimenti la prossima volta verremo noi personalmente. E non immagini come siamo pericolose. Però dice c'è un pacchetto, non c'è solo una lettera. E allora apre il pacchetto e che cosa trova? Nel pacchetto una bomba a mano, completa di sicura e tutto il resto. Che giocherelloni che siete, ragazzi. Che scherzi, ogni tanto. Allora, Viale Mazzini 14, 00195, l'indirizzo per continuare a mandare lettere, videolettere e oggetti vari. E questa è la nostra video hit della settimana, a partire dal numero 10 di nuovo, i tamburi di Phil Collins con You Can't Hurry Love. Rhythm and Blues dannata, bianco, di Phil Collins, passiamo al dolce calipso dei Kinks, questo è Come Dancing. But you'd always make him wait, in the hallway, in anticipation. He didn't know the night would end up in frustration. He'd end up blowing all his wages for the week, or for a cuddle and a peck on the cheek. Come dancing, that's how they did it when I was just a kid. And when they said come dancing, my sister always did. My sister should have come in at midnight, and my mom would always sit up and wait. It always ended up in a big row when my sister used to get home late. Out of my window I could see them in the moonlight, two silhouettes saying goodnight by the garden gate. Dopo aver trovato la sua strada fino in cima alla nostra classifica, è quello difficile da trovare per Tom Petty e gli Heartbreakers. Loro dicono: How does it feel when you got no food? Come ci si sente quando non si ha cibo? Il cibo, la cosa difficile da trovare. Gli anglo-giamaicani, i tenerissimi Musical Youth, Past the Dutchie. Dolci pan di lep and side, past the dolci pan di lep and side. Now go give me the music, make me jump and pop. It don't go down. Give me the music, make me jump and pop. Mommy say listen to the drum, mommy say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. Me say listen to the drum, mommy say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. I say past the dolci pan di lep and side. Ci fanno le panzai, tango bon. Give me the music, make me jump and pop. Tango don. Give me the music, make me rock in a di da. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Sesto posto in lenta ascesa, speriamo di vederli nei primi tre prima che finisca questo ciclo di Mr. Fantasy. The Clash, Should I Stay or Should I Go? One day is fine, the next is black. So you want me off your back. Come on, let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Exactly.
Quando i Clash erano ancora piccolini, così come eravamo piccolini noi, così come era piccolino anche Donald Fagen, c'era una famosa radio che trasmetteva jazz music tutta la notte. Il disc jockey si chiamava The Night Fly. Questo pezzo dedicato a quei tempi si chiama The New Frontier. Introduce me to the people. Dall'album sofisticato di Donald Fagen passiamo all'album più nudo e crudo che sia stato registrato in questi ultimi anni. Questo è Bruce Springsteen con Atlantic City. Man can be, so I drew what I had from the Central Trust and I bought us two tickets on that cold city bus. Everything dies, maybe that's a bet. And maybe everything that dies someday comes back. Mai, rock and roll will never die, magari anche attraverso delle cuffiette direttamente collegate con un vocoder che trasforma la propria voce. Neil Young, Computer Age. Questa notte al numero 1 il bianco volto e le lunghe treccine nere di Boy George con i suoi Culture Club. Do you really wanna hurt me? Do you really want to make me cry? Abbiamo avuto occasione di accennare più di una volta. In Australia si sta maturando una scena cinematografica, una scena musicale, quindi anche di conseguenza una scena video piuttosto interessante. Come dici bene, caro, perché tre oltre degli assassini. Ed è una scena piuttosto interessante, soprattutto perché è nuova e quindi contiene sempre dei momenti di vivacità, dei momenti di entusiasmo maggiore. Prendiamo questo nuovo gruppo. Viene da un'area piuttosto creativa, almeno a giudicare dalle biografie, che è quella di Melbourne, una delle grosse città australiane. Si chiamano Hunters and Collectors, che vuol dire cacciatori e collezionisti, e hanno realizzato qualcosa di più di un video, non solo perché è un pochino più lungo del normale, non solo perché ha la regia di un vero regista cinematografico, uno dei più conosciuti dalla terra d'Australia, che è Richard Lowenstein, ma perché è veramente carico sia di grandi effetti visuali, di richiami antropologici alla loro terra. C'è veramente un po' di tutto e tutto quanto veramente in una grande dimensione visuale. Vediamocelo insieme. Questi sono i Hunters and Collectors, Talking to a Stranger, parlando a uno straniero.
dentro il cuore, in una stanza rosa, profumata di mimosa. Ti leggo in fondo agli occhi, solo un piccolo spavento, che non arrivino due amori allo stesso appuntamento. E amore, amore, ti ho spiato tanto tempo, ero dentro la foto, nel televisore spento, ero dietro la porta, con la scimmia sulla spalla, l'uomo che non ti aspetti, questa sera che sei bella. E come sono dolci le tue mani, bianche le tue mani, e come sono belli i tuoi piedini, dolci i tuoi dentini, e come cadi bene, tra i cuscini, all'hotel degli assassini. E amore, 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 ritrovarti è stata dura, ma i camerieri non guardano, vieni, non aver paura. Che cosa parli di ieri, cosa dici, ti ricordi? Chiudi la porta e sorridi, che mi piaci quando perdi. E amore, amore, quante volte ti ho inseguito, sarebbe bello che il cuore si sfilasse col vestito. Sono passati anni e caramelle sul tuo corpo di bambino, ma questa notte le stelle te le brucio ad una, e come sono belle le tue mani, lunghe le tue mani, e come sono dolci i tuoi piedini, bianchi i tuoi dentini, e come dici bene, caro, perché tremi, all'hotel degli assassini. Guardato dentro il cuore e non ci ho visto niente, solo un piccolo dolore, grande come un coriandolo e una goccia su una rosa, forte come il solletico di una mano misteriosa. E come cadi piano tra i cuscini, belli i tuoi giochini, e come sono caldi i tuoi piedini, lunghi i tuoi dentini. E come dici bene, caro, lascia stare, è l'hotel degli assassini. Siamo arrivati alla fine di questo Mr. Fantasy di questa sera, e guardate caso anche il titolo della canzone dei Beatles di questa sera è veramente in tema col programma, Babies in Black, la bambina è vestita di nero. Tutto questo per dire che i Beatles sono stati, beh, sono stati dei grandi addetti pubblicitari, dei grandi addetti stampa di se stessi, soprattutto il loro manager Brian Epstein, ma anche loro subito dopo sapevano cavarsela. Uno degli episodi più curiosi e forse allo stesso tempo più divertenti, se non fosse avuto quest'allone, se non avesse avuto subito quest'allone di tragedia, fu quello della morte di Paul. Se vi ricordate, all'inizio degli anni 70 si cominciò a dire che Paul McCartney era morto, presumibilmente in un incidente stradale, e che era stato trovato un sosia che aveva riempito il suo vuoto nel quartetto. Naturalmente i Beatles non si potevano sciogliere. Tutto questo naturalmente adesso suona un po' grottesco, suona impossibile a dirsi, Paul McCartney ha continuato una carriera, chiaramente il suo stile non è mai cambiato negli anni, però allora vi fu veramente un moto e tutti quanti andavano a cercare, io non so quanti di voi se lo ricordano, i piccoli particolari che significavano appunto la morte di McCartney. Allora c'erano loro che camminavano a piedi
lungo Abbey Road, lungo le strisce pedonali. Paul era l'unico a piedi nudi, e questo in un certo costume religioso voleva dire che appunto lui era morto. Poi c'era tutta la parte del Magical Mystery Tour, nel quale lui appariva con un garofano diverso, appariva in una fotografia con una scritta I was, che voleva dire io ero. Ci furono poi naturalmente i dischi, quindi i dischi che andavano suonati al contrario. I dischi suonati al contrario davano appunto il rumore di una macchina che si schiantava contro un muro. C'erano dei ringraziamenti di John a Paul, insomma una vera e propria montatura stampa effettivamente molto efficace, perché se ne parlò molto, e che probabilmente loro allora non volevano ammettere, ma che effettivamente forse solo campagna pubblicitaria era. Credo che siamo verso la fine, credo che questo iperspazio stasera si sta facendo molto difficile. Io vi do la buonanotte, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, e ancora una volta per chiudere, The Beatles. Mr. Fantasy è tornato, il programma si chiama Mr. Fantasy.